i podcast di LCN Sport. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici di Diario 1912, la Calciolecco dei Baidei si chiude ottobre perché è giovedì 31 ottobre 2024 e chiudiamo ottobre con una bella vittoria, perché la vittoria non è che mancasse da tanto. Alla fine l'Ecco Pergolettese praticamente dietro l'angolo, è questione di 10 giorni fa, però come avevamo detto allora, alla fine un po' chi se ne frega della qualità del gioco, era importante vincere in quello occasione, però poi ovviamente sulla prestazione avevamo avuto, no, un po' tutti da ridire, perché era tutto corrisposto nelle valutazioni rispetto all'avversario che avevamo di fronte. L'Ecco torna a vincere, lo fa bene, la prima vera vittoria convincente della stagione, fosse altro che è stata ottenuta contro la terza forza del campionato, l'Alcione, che comunque adesso andrò in analisi, lo dirò, lo premetto, ha dimostrato a mio parere di valere quel posto. E poi insomma argomento, per quanto insomma il mio parere si capisca se l'avete sentita dalla considerazione e la domanda che ho fatto a Mister Zatis. Allora, per quanto riguarda gli avvenimenti del giorno, perché anche oggi non abbiamo un compleanno, una ricorrenza su una singola persona, abbiamo ricorrenze sulle partite: 9 volte, 3 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte. La prima è del 1948, è promozione, la partita numero 700 di campionato nella nostra storia. Ospiti della Caratese, 3-2 è la vittoria con 3 gol di Achille Casanchini. Per 2 volte i padroni di casa rispondono alle reti, ma alla fine la terza è quella buona. 2 volte in questo giorno abbiamo affrontato la Pro Patria, sempre fuori casa. 71 Serie C, bottino pieno 4-1 con doppietta di Iaconi, poi Marchi e Goffi. Iaconi aveva segnato una sola altra doppietta in blu celeste, sempre contro la Pro Patria. 4 ottobre 1970, 4-2 in casa, Goffi a chiudere il discorso, quindi proprio non è che gli volessero bene ai Bustocchi. L'altro incontro contro i Bustocchi nel giorno di Halloween è nel 1976, sempre C, al vantaggio all'inizio del secondo tempo di Arturo Bonsani, già blu celeste 3 stagioni prima, risponde Maurizio Zico Zago Zandegu a una decina di minuti dal termine, quando riuscivamo a fare punti con continuità con la Pro Patria, pare un altro mondo. Le ultime 3 volte che ci hanno visti impegnati in questo ultimo giorno del mese di ottobre, quello autunnale per antonomasia, che si pare un po' primavera inoltrata, fine estate, riclima, comunque ci vedono protagonisti 3 volte in casa. 3-0 alla Villa Cidrese nel 2004, Cavalli, Savarese, De Paola. 0-2 con la Trizium nel 2010, la ricordo con la Trizium che ci segnò 2 volte, il secondo con Sinani sotto la Nord in 10, squadra solidissima che infatti salì. 2-2 con la Virtus Verona in casa 2 anni fa, primo tempo senza reti, Danti su rigore al 48esimo, Kraja pareggia al 60esimo, Faedo dopo 7 minuti riporta avanti la squadra di mister presidente direttore Fagantelli, Gigi Fresco, pareggio di Tommy Morosini dopo 3 minuti al minuto, 13 minuti scusate, al minuto 80, e poi c'è il post partita show che non ci mancava di Dinunno, le zanzanelle, io mando via Zironelli, Fracchiolla, Malgrati, siete d'accordo? Decidete voi, bla 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 bla, e la finta tregua per un mese con solo sconfitte per Zironelli, che poi venne insomma cacciato, ma era già stato esautorato, insomma signori non ci si era voluti bene. Grazie a Manfredo Birelli per questo contributo, ma anche per quello che stiamo ad andare a prendere in considerazione. L'ultima vittoria di un allenatore subentrante risaliva al 24 settembre 2022, era la quinta partita del campionato glorioso 22-23. L'Ecco Mantova 3-0, mister Luciano Foschi in panchina, Bonazzoli ha perso, Lietti ha perso, Malgrati appena rientrato con lo Spezia 6 aprile 2004 è riuscito a pareggiare. Abbiamo appena fatto il nostro conto, un cambio di guida ogni 77 in giorni, 5 in 385 giorni. Ovviamente in tutto questo è contabilizzato anche il fatto che dopo la fine dell'esperienza Serie B si è scelto di
di andare in discontinuità anche in quel caso con un nuovo staff che è appena stato esonerato. Il costo circa 500.000 euro lordi a bilancio, un poco meno, però insomma non parliamo esattamente di 2 lire. L'altra vittoria precedente era quella di Lecco Prosesto 2-1, settima giornata, 10 ottobre 2015, mister Luciano De Paola vittorioso anche contro Neo, poi nel 2013, però poi 4 sconfitte di fila prima quella della vittoria che avevamo detto con Foschi. C'è un bel periodo sui cambi fruttuosi tra il 27 febbraio 2000 e il 26 febbraio 2006, 8 cambi tra l'altro, più di uno all'anno. Ecco, lo sappiamo che gli allenatori rischiano di durare spesso poco, comunque con solo risultati positivi per Muraro, Soldo, Scanziani, Rigamonti, Dell'Orto esonerato, richiamato e poi richiamato ancora nella stagione 2004-2005 di Serie D, Passariello e Pierluigi Frosio. E quindi anche per questo ringrazio e informo insomma che sono dati dal database del nostro Alfredo Birelli. Per quanto riguarda la partita del Colcione 1-0, come dicevo, sicuramente la vittoria più convincente dell'anno. Ricordiamo che l'Ecco aveva vinto contro le squadre che stavano messe peggio quando le ha trovate: Zignano, Triestina, forse sta messo peggio adesso, però insomma non se la passava bene già allora. Pergolettese non parliamone, poi ha vinto con la Triestina nell'ultimo turno, però ecco, non se la passava esattamente bene quando è arrivata a Rigamonticeppi. E la Clodiense presa alla prima giornata, battuta con un autogol, quindi vittorie tutte a fatica, tutte su di misura, sto sbagliando la preposizione, tutte di misura, tutte sofferte, mai troppo pulite. Diciamo quella con la Triestina la più bella, però anche in quel caso avevamo dovuto veramente soffrire tantissimo e portarla a casa nel finale, pur meritatamente comunque. Quindi aver battuto l'Alcione in questa maniera, squadra, l'avevamo detto, solida, che subisce pochi gol, ne aveva presi 2 solo una volta, che arrivava da 6 vittorie consecutive, tutte meritate, senza sculate come si usa dire nel calcio, no? È vero, non aveva trovato corazzate, però 6 vittorie di fila in Serie C, ragazzi, sono tantissima roba in Serie C, che nessuna squadra ha valori così elevati da potersi permettere 6 successi con sé tutti puliti, fosse anche che magari in quel periodo trovi una squadra che magari, anche se sei fortissimo, è altrettanto comunque molto forte, tipo dar fastidio. Quindi fare questi periodi ma sono sottolineato, bisogna fare applausi e basta, per come la vedo io. Ecco, l'abbiamo anche capito perché Lecco ha fatto un gran primo tempo, ha giocato di squadra, ha spinto tantissimo, è andato a un ritmo folle comunque per una squadra che ha giocato pochi giorni fa. Comunque questo non va dimenticato. L'Alcione di Raffa, un po' il portiere, un po' il salvataggio sulla linea, un po' tutto, ha difeso di gruppo. L'unico colpo di fortuna che ha avuto è stato sulla traversa, la sassata clamorosa di Critta, che dimostra di avere una volta di più la dinamite nei piedi, anche la gran coordinazione, la gran balistica, perché puoi avere tutta la potenza che vuoi, ma se non ti coordini bene, non prepari bene il tiro, così forte, così pulito, non tiri. Si è difesa nel secondo tempo, ovviamente l'Ecco calato, ed è uscita col palleggio, non è che l'ha buttata in cacciara, palle lunghe, butto su Marconi, gli metto Palombi sotto punta e me la gioco così, eh? La squadra che ha giocato in maniera ordinata, che ha provato a costruire, ha trovato un gol neanche annullato perché la mano dell'arbitro comunque era alta prima del tempo, ha avuto un'occasione su un'uscita così di Furlan, un grosso col tiro di Bonetti respinto, poi la respinta quasi sulla linea di Battistini, però è stata veramente un'occasione totalmente estemporanea, perché appunto c'è il mezzo errore dell'avversario. E alla fine i punti, il risultato è giustissimo, perché il primo tempo sarebbe dovuto finire 3-0 senza nulla da dire proprio, però come ho detto a Sipos, siamo arrivati a quel punto perché, traversa a parte, l'Alcione
si è difeso di squadra ed è rimasto con le unghie, con i denti in partita. Bonetti ha fatto una gran gara, non lo dico perché è lecchese, quindi bisogna parlarne bene per forza, ma anche nel primo tempo è stato presente in aiuto dei suoi compagni, ha giocato da capitano e nella ripresa ha tenuto quel livello, intorno a lui sono cresciuti i compagni. Comunque il Lecco è calato, ma questa volta si è compattato, ha stretto le linee, si è abbassato. Ho apprezzato lo spirito di sacrificio di Rocco subentrato, però fa fatica, evidente fatica quando deve rinculare, e ovviamente dimostra di avere lui un'attitudine, quella degli ultimi 16 metri, chiamato a difendere per mezz'ora sugli avversari che comunque crescono, sono giovani, hanno ritmo, intensità, gamba, fisicità. Fa fatica. L'altro cambio tra i vari di Gesù è entrato non in ritmo, ma in ritmo, ha sbagliato gli appoggi, via dicendo. Ilari, molta spada, poco fioretto, va bene così, era quello che chiedeva la partita. Billong, 2 minuti letteralmente, giusto per alzare la difesa, non ha toccato un pallone, ma va bene. Alla fine Lecco ha anche lui giocato da squadra, quindi se non l'avesse fatto, col cavolo che avrebbe portato a casa un risultato, una prestazione. Gli applausi che sono arrivati convinti dallo stadio, col cavolo che si sarebbe tirato dietro la curva, la tribuna, i distinti che hanno saltato all'unisono. Quindi solo un Lecco che può giocare da squadra può avere questa disponibilità da parte dei suoi tifosi. A me la cosa, in tutta sincerità, per quanto io finora mi sia espresso in maniera positiva, e ovviamente la partita va valutata in modo positivo, ed è un bene che mister Gennaro Volpe, un giorno i suoi vice, abbiano debuttato vincendo, perché avranno 4 giorni per poter lavorare con questa squadra, dar qualche concetto in più, e lo potrà fare con, per la prima volta in stagione, dell'entusiasmo convinto, perché c'è stata per la prima volta l'unanimità sul giudizio positivo di una gara dei Blue Celesti in stagione. Mi fa rabbia, tiepida, ma sempre rabbia, la circostanza che ci porta a vedere una squadra convincente. Quindi un allenatore appena arrivato in un giorno e mezzo, in una singola seduta di rifinitura, e ieri si sono trovati alle 11 di mattina, quindi in un pranzo, non può aver trasferito tutta la capacità tattica, tantomeno tecnica, e la cattiveria, aggressività e concentrazione ai suoi giocatori, che questi giocatori erano validi prima, e l'abbiamo sempre sostenuto, ed erano capaci di giocare così anche prima, perché hanno giocato su basi che già avevano, tattiche ma pure fisiche. Quante volte è stato detto però questa squadra non corre, lavora allora male fisicamente. Ma se fai 45 minuti è un ritmo folle, e comunque fino al 70esimo tieni un buon ritmo. Non è che l'Eco è sparito, è calato progressivamente alla distanza, come era logico che fosse. Dire che tu la benzina l'avevi, ricordo che, come ho detto prima, si è giocato a Salò, una partita non proprio banale, pochi giorni fa, e hanno giocato per lo più gli stessi. Urlan, ok, non spende tante energie fisiche, Celiac Battistini in mezzo, Lepore a destra, Galli ha giocato pochissimo, Frigerio ha giocato meglio ieri che a Salò al di là del gol, Tordini ha giocato un buono spezzone dispendioso a Salò, ieri ha giocato una gran partita, lo voglio sottolineare, ha giocato una gran partita, questo è il Tordini che vogliamo vedere. Sipos ha giocato tutta la partita a Salò, e adesso ce lo ritroviamo qui a giocare tutta la partita, la gioca bene. Alejandro ha giocato e rigiocato, quindi il lavoro evidentemente di base c'era. Solo la, come diciamo sempre, solo la testa ti può portare a determinate cose. Ovviamente adesso bisogna confermarsi a Vicenza, non bisogna avere la presunzione di aver risolto tutti i problemi, però sicuramente c'è stato un ottimo approccio che fa ben sperare. Forse per la prima volta andiamo a letto, vi svegliate adesso senza pensieri di dire sì, però abbiamo fatto una prestazione non di livello. C'è stata la prestazione, c'è stata la vittoria, prima volta, torno a sottolineare, bene così, virgola, ora continuiamo, perché il difficile è iniziato adesso. Mi hanno detto che questa serie di partite sarebbe stata molto importante. Salò si è perso, continuo a pensare non così male, si è cambiato, con l'Alcione si è vinto, adesso si esce dalla
parte emotivamente facile, tra virgolette, quella della reazione naturale, quella appunto del pubblico che ha sostenuto e ha anche trascinato o accompagnato. Si va a Vicenza, stadio più caldo del girone, lunedì sera, contro una squadra che sicuramente non sarà carica come se avesse vinto con Novara, e torna però con la necessità, che ha la necessità di dover vincere, e quindi spingerà forte. Lì bisognerà di dimostrare di aver imparato la lezione, giocare da squadra, anche lì almeno, se no si fa in fretta a tornare ai giudizi negativi, però stavolta è evidente, di sconti al gruppo non ne saranno più fatti dalla piazza, che evidentemente, leggevo qualche commento ieri, uno prettamente intelligente l'ho ritenuto, evidentemente non si può dar tutta la colpa a Baldini, come adesso non si può dar tutto il merito a Volpe, questo è evidente, in mezzo ci sono sempre gli stessi giocatori, che alla fine sono i grandi protagonisti, nel bene e nel male. Buona giornata a tutti e forza Lecco sempre.